Meridiana Cooperativa Sociale, nel suo 20° anno di attività, ha riunito tutti i suoi dipendenti, soci e collaboratori per la cena di fine anno al termine di un altro esercizio positivo tra servizi e sociale. Ormai è una tradizione, Meridiana a Natale fa un momento conviviale con tutti i meridiani e coloro che nel corso dell'anno hanno collaborato con noi, ci hanno dato occasioni di lavoro, quindi è un momento importante per fare anche il punto dell'anno passato e fare così propositi e programmi per l'anno che verrà. Quest'anno è un anno particolare per Meridiana perché è il 20° anno di fondazione. Meridiana è stata costituita il 27 luglio del 1995 e quindi aver raggiunto questo traguardo sicuramente è un bello risultato, penso. Il presidente si aspetta un futuro roseo che però non può prescindere da un cambio delle leggi nazionali che consentano un riordino generale del terzo settore. È stato approvato un ramo del Parlamento da mesi, che è stata presentata ormai da 2-3 anni, perché la normativa attuale è ormai obsoleta, è vecchia da 25 anni, di 20 anni, 24 in quanto è del 91, e siccome il mondo da allora è completamente cambiato, è necessario anche che ci sia un riordino della normativa che permette di far sì che ci siano dei percorsi non facilitati o dei percorsi obbligati per le cooperative sociali, ma che ci sia la possibilità di far valere quello che è il connubio lavoro e sociale.